Ma il primo ricordo di Maria Padula ce l'ho veramente al cavalletto mentre davanti ad un foglio di carta mentre sta disegnando. Lei è stata la mia insegnante di disegno dal vero e quindi la frequentazione della scuola in quel periodo non era soltanto nelle ore scolastiche in pratica, cioè il nostro orario scolastico era piuttosto elastico, quindi si protraeva spesso anche nelle ore del pomeridiane e questa frequentazione, diciamo, assidua tra insegnanti e studenti ha fatto sì che nascesse un clima molto particolare, insomma, tra di noi. E quindi da questo condividere anche orari che non erano specifici della scuola, ci ha un po' portati a cambiare anche il nostro rapporto, che non era soltanto appunto tra studenti e professori, ma siamo entrati in un clima, diciamo, piuttosto amichevole con il corpo docente e quindi anche con Maria Padula.